pomeriggio. Mix di follia, energia, vitalità. Giovanna Candida, a Lucana, affronta il lavoro anche il più faticoso come un gioco nel quale crescere e imparare. Non butta via nulla, ogni piccolo oggetto diventa per lei cenere per un nuovo impulso creativo. Le sue opere nascono come espressione di un'immediatezza e di un'ispirazione incontrollabile. L'araba fenice, non a caso, è il titolo di una delle sue ultime opere. Dichiara, il mio passaporto d'arte è di saper tutto fo finta, di saper niente fo tutto. Attraverso un'opera dietro l'altra, così Giovanna esprime il suo estro creativo, e non solo attraverso le immagini e i molteplici materiali, ma anche attraverso le parole. Leggiamo ora una sua poesia. Vorrei essere semplicemente io, vorrei non sentirmi addosso le colpe che non ho. Vorrei non essere preda dell'egoismo che mi succhia l'anima, come un vampiro che ha sete di sangue. Vorrei vivere delle piccole cose che posso donarmi. E vorrei che nessuno mi faccia mai smettere di sognare. Siamo qui con Giovanna Candida. Avrei qualche domanda da porti. Arte non solo su tela, ma anche nel tuo quotidiano. Il tuo bagaglio di esperienza si riflette anche nelle tue opere. Sì, certo, sì. Io ho un carattere molto, molto, molto istintivo, sono molto istintiva, quindi ogni cosa che mi passa per la mente per me è arte. Abbiamo appena visto nel filmato precedente che ti occupi non solo di pittura ma anche di poesia. Io non è che mi occupo di pittura e anche di poesia. Io quando creo un'opera io viaggio con la fantasia, per cui raccontandomi quello che io voglio rappresentare in una tela e viene fuori la poesia. Sei il nostro personaggio di My Chance. Bello, sì, My Chance. It, mi piace come social network, innanzitutto perché la persona che mi ha fatto entrare, che mi ha fatto conoscere questo sito, è una persona che ammiro moltissimo, che è Angela Mancini, che l'ho conosciuta quest'estate e perché mi ha invitato a partecipare ad una mostra al Parco Nord. Ho avuto modo di conoscere una persona stupenda. Ci piace anche a noi. Grazie. Ed è per questo che invito tutti ad iscrivervi su mychance.it perché voi potrete essere i prossimi protagonisti. Bene. Il nostro prossimo appuntamento? 23.